Non è così in anticipo. Simile. Sempre più spesso, nel senso che ci sta alla fine volere unire agenda e diario. E allora, le soluzioni possono essere tre: o si prendono cose del genere, quindi un'agenda, però queste agende, quindi 365 giorni, però queste agende partono da settembre. Quindi possono essere appunto date ad alunni, studenti o chiunque senta che l'anno ricomincia a settembre e non effettivamente a gennaio. Esatto, questa è l'edizione Harry Potter, scritto Lumos. Sì, dentro è fatta in modo normale.
seconda opzione posso avere qualcosa del genere. Questa è molto carina, kawaii. C'è scritto yesterday and today always smile. E questa è particolare. Possiamo avere dei veri e propri quadernini, quindi questo è un po' più impegnativo perché diciamo che deve fare tutto lei, però questi quadernini così, ce lo sia così piccolo, esatto, quindi lei vuole, questo sia sicuramente ciò che dà più spazio alla creatività, questo sì. E poi posso avere un qualcosa del genere, un po' più particolare, un po' più artistico, dentro è identico all'altro, poi lo faccio vedere. Oppure ancora, posso avere un qualcosa di completo, un set. Un esempio, ne abbiamo il block notice, abbiamo le cartine per segnare i punti, i capitoli, eccetera, molto comodo, e qui abbiamo l'agenda. Può essere un'altra opzione, chiedo anche questo. Ti piace il secondo, quello un po' kawaii, quello rosa? Ok, lo metto da parte. Poi ti serve altro? Ok, allora come bianchetto posso avere queste opzioni. Questo è
sia un correttore secco ed è il vantaggio che è subito riscrivibile e appunto non ha bisogno di asciugatura, quindi non si fanno pozzi. Però non so per quale motivo io ho sempre amato invece quelli liquidi. Ultima cosa, evidenziatori. Allora, io ti chiedo, vorresti quelli fluo? Me ne sono rimasti troppi. O questi qui. Li ho solo gialli fluo. O nella tratto video. O nella buffetti. Oppure ho questi. Ora possiamo avere questo giallo. Che un giallo sì, leggermente meno fluo. Oppure questo è la buffetti. Che è molto 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 fluorescente. E poi possiamo avere invece, cosa che io preferisco decisamente. Ah, scusami, scusami, mi sono scordata anche questo. Questo è, diciamo, un fucsia blu. Te lo faccio vedere sopra rosa. Più blu, leggermente più scuro. Non c'è così tanta differenza, però fra i due preferisco questo, sinceramente. Oppure, come altro. Gli stylo color pastello. Non li hai mai visti? Davvero? Sono bellissimi, li preferisco agli evidenziatori normali. Te li faccio vedere. Possiamo avere il verde. L'azzurro.
No, purtroppo non abbiamo più il set, ce l'abbiamo solo sfusi. Gli evidenti.